i primi a pagare le conseguenze scellerate delle politiche razziali, i figli dei tedeschi con handicap, ad essere avviati in un progetto di eutanasia governativa. Il ricordo dell'Olocausto in tutto il suo dramma, non solo gli ebrei ad avere subito la persecuzione dei nazifascisti, a Ferramonti di Tarsia, unico campo di internamento della Calabria, la commemorazione nel giorno della memoria diventa un corale appello alla fratellanza, con la consapevolezza che non bastano le cerimonie del 27 gennaio a evitare che tutto ciò si ripeta. È nel nostro compito, nel compito delle istituzioni, cercare di essere presenti nelle scuole e di fare in modo che questo, che come diceva Primo Levi, questa peste che si è sconfitta, però comunque continua l'infezione a persistere e siamo noi ad essere attenti ad evitare che questo avvenga. Il testimone passa ai più giovani, loro a dover ricordare alle generazioni future che accadde davvero. È un'urgenza, specie adesso che il vento dell'antisemitismo torna a soffiare. Noi possiamo reputarci fortunati perché abbiamo avuto dei testimoni diretti che si sono colpevolizzati di essere rimasti in vita e che anzi in un primo momento hanno voluto quasi nascondersi. Poi hanno capito che dovevano demandare ai giovani, alle giovani generazioni, quelle che erano state le loro esperienze negative, proprio per evitare che questo possa nuovamente verificarsi. E siamo noi quindi che dobbiamo sostituirci a questi testimoni e portare avanti con istituzioni, cittadini, nelle scuole questa esperienza così drammatica che c'è stata per evitare che si possa ripetere.